Buonasera, bentrovati. Grazie Pino per la linea e per questo spazio importante dedicato alla cultura, riguardante i nostri giovani e soprattutto i giovani di oggi che saranno appunto i giovani e il futuro, appunto. Questa sera parliamo di una manifestazione importantissima che si svolgerà il 17 novembre, una manifestazione non soltanto di Caltagirone, ma ben più ampia. Però questo ce lo facciamo spiegare dai nostri ospiti, che sono quattro giovani ragazzi rappresentanti di altrettante scuole, anzi sono due co-rappresentanti di uno stesso istituto, però intanto ve li presento, poi entriamo, insomma, spieghiamo meglio. E sono Carlo Cubisino, che è di Gran Grazie, Michele, però è grazie. rappresentante del Liceo Seguso di Caltagirone. Esatto. Poi abbiamo Filippo Ferro, che è di Mirabella, ed Buonasera. è, buonasera, è rappresentante del Liceo Scientifico di Caltagirone. Jacopo Pampallona, anche lui di Buonasera a Caltagirone, tutti. che è rappresentante dell'Istituto Tecnico Commerciale, e poi dicevo il co-rappresentante del Liceo Buonasera. Seguso di Caltagirone, Salvatore Buonasera. Cultrera, anche lui di Caltagirone. Dicevo, parleremo stasera di un importante argomento che è appunto la scuola di oggi, come è cambiata, come la state vivendo. Voi siete al quarto, quinto anno, quindi insomma già avete vissuto tanti cambiamenti, tante riforme, tante innovazioni, e avete anche una prospettiva su quello che è oggi e quello che potrebbe essere domani. Però prima di entrare nel dettaglio, voglio presentare la manifestazione, che è quella che si svolgerà, dicevo, il 17 novembre, ed è una mobilitazione scuola e università. Università in rosso. In rosso, vabbè, non dico niente, me lo spiegate direttamente voi, Assolutamente. così io evito di sbagliare o comunque di non centrare bene l'argomento. Comunque, rete degli studenti medi Sicilia, con partenza da Sant'Anna a Caltagirone alle 8:30, e il resto lo faccio dire intanto a Carlo Cubisino. Grazie, Allora, intanto grazie diamoci del tu, perché anche se mille. voi Va siete bene. molto più giovani, comunque possiamo, insomma, permettercelo. Va bene. Bentrovati, complimenti per intanto l'iniziativa e per lo spirito. Allora, Grazie cos'è? mille. Allora, Scuola Università del Rosso è una giornata di mobilitazione nazionale che non parte da Caltagirone. È una mobilitazione appunto a livello nazionale promossa dalla Rete degli Studenti Medi. La Rete degli Studenti Medi è un'associazione studentesca fatta da studenti per studenti. Non è uno slogan, è proprio questo il senso per statuto dell'associazione. Ci terrei a precisare una cosa. Il 17 novembre, giorno in cui quindi si terrà la manifestazione, non è una giornata presa a caso, è una giornata scelta È ad venerdì. hoc. Sì, porta male, ma noi No, mi porterà benissimo, io cerchiamo di credo di sì, attribuirgli un anzi. significato assolutamente positivo. Il 17 novembre, ormai da anni, è la giornata internazionale dello studente. Ed ecco che allora noi abbiamo voluto coniugare quelli che sono appunto le prerogative, i diritti di noi studenti, appunto a questa ricorrenza storica che è la giornata internazionale dello studente. Ecco, la manifestazione è promossa da questa associazione che stiamo cercando di far conoscere qui a Caltagirone. La manifestazione perché? Tanti ci chiedono perché la manifestazione? Innanzitutto occorre fare un preambolo. Ecco, in un mondo in cui, in una società soprattutto, in una società che ci vuole più passivi, in una società che ci vuole appunto soggetti non Ci attivi, vuole, ci vorrebbe, ci vorrebbe, perché non ecco. lo siete per niente, lasciamelo Grazie. dire. Dicevo, in una società appunto che ci vorrebbe soggetti passivi o quantomeno non attivi, ecco che questa è la risposta che noi, in quanto rappresentanti delle scuole superiori di Caltagirone, ci sentiamo di dare. Caltagirone, al contrario di quanti possono pensare che i giovani sono soggetti passivi, sono così svogliati e completamente disinteressati, ecco che il 17 novembre è la risposta a tutte queste maldicenze, è la risposta. Il 17 novembre, ci tengo a dire questo, Caltagirone c'è. Ed è la prima volta che Caltagirone aderisce ad una mobilitazione così grande e quindi ad un circuito di piazze che per una mattina parlerà degli stessi argomenti, perché di fronte ai problemi di scuola non c'è colore politico, non c'è ideologia politica che tenga. Ecco, siamo tutti studenti e dobbiamo lottare per quelle che sono le nostre prerogative, in particolar modo. Ecco, io sono un ragazzo che sì, frequenta una scuola a Caltagirone, ma sono di Gran Michele. Ecco allora che il problema principale, uno dei problemi principali con cui mi trovo a convivere, è quello del trasporto. Certo.
Ecco, quello del trasporto rientra in un tema più grande, che è quello dell'accessibilità. Lo slogan della manifestazione è una scuola di tutti, per tutti. Ecco, per tutti chi? Caltagirone va inteso non come una cittadina, una città a sé stante. Al contrario, Caltagirone è una realtà, è un polo scolastico, è un polo studentesco. La metà degli studenti delle scuole di Caltagirone vengono da paesi limitrofi. Quindi c'è questo equilibrio. E allora il problema del trasporto, il problema dell'accessibilità, ora più che mai, di questi tempi, si fa più importante. Perché? Ogni anno, sono dati oggettivi, ogni anno la famiglia, una famiglia che quindi ha un ragazzo che frequenta la scuola qui a Caltagirone. Nel caso di un ragazzo. Poi dobbiamo moltiplicare tutto per due. Ecco, si trova a farsi carico di una spesa non indifferente, certo. Di una spesa, si stima, tra i 400 e i 500 euro annui, certo. Solamente per il trasporto degli studenti stessi. Certo. Allora, noi con questa manifestazione cosa vogliamo dire? Noi con questa manifestazione cerchiamo di smuovere tutti gli enti che ci stanno sopra, la scuola, quella che fu la provincia che ormai si chiama città metropolitana, la regione. Invitiamo il neopresidente Musumeci comunque ad affrontare questo tema dei trasporti in Sicilia, a maggior ragione per noi studenti, a maggior ragione per noi studenti. E allora il tema dei trasporti, oltre a questo, quindi oltre alla spesa di 400-500 euro, 500 appunto euro annui, ecco che c'è un'altra spesa cui i genitori devono farsi carico. E questa riguarda tutti indistintamente. Certo. Ecco, sono le spese per il caro libri, per i libri. Ecco, secondo il Ministero, secondo le ordinanze, anche le imposizioni che il Ministero talvolta fa, ogni tot di anni, ecco che i libri vanno cambiati. Per carità, ideologicamente così, è accettabile perché i libri devono stare al passo coi tempi. La didattica deve stare al passo coi tempi. Certo. Ma nel momento in cui nei libri, anziché cambiare il metodo, anziché cambiare comunque i contenuti didattici, comunque renderli più moderni, si cambia solamente l'impaginazione o la disposizione delle immagini, ecco che allora non ci sta più bene. Queste sono alcune delle ragioni che ci hanno spinto a manifestare e quindi a scendere in piazza. Io ho parlato di accessibilità, ma adesso gli altri rappresentanti parleranno di altri temi cerchiamo che riguardano la manifestazione. Infatti, ecco, nello specifico. Grazie per la parola. Assolutamente. Filippo, sì. Allora, per esempio, il diritto allo studio, importantissimo. Sì. Cosa intendete per diritto allo studio? Qual è la cosa per cui lottate in particolare? Allora, cos'è che vi vedete negato? Sì, innanzitutto negata una legge regionale in Sicilia incentrata sul diritto allo studio, perché la Sicilia è l'unica regione in Italia che non presenta una legge sul diritto allo studio. Molti telespettatori comunque potranno chiedersi cosa un ragazzo di 17 anni cosa può intendere con legge sul diritto allo studio. Noi chiediamo dei punti concreti e anche non qualcosa di trascendente, noi chiediamo qualcosa di semplice che però possa favorire la nostra vita scolastica. Noi chiediamo un trasporto gratuito, soprattutto capillare, un trasporto uguale da ogni città metropolitana fino alle piccole comunità come le nostre, non dico Caltagirone, ma come Mirabella e Gran Michele. E inoltre noi chiediamo delle scuole sicure, perché ultimamente ci sono casi di scuole che cadono a pezzi e il problema resta lì. Vengono chiuse. Purtroppo invece. Il problema resta lì, vengono chiuse solo alcune ante danneggiate, mentre tutto resta com'è. Questo non è assolutissimamente accettabile. Noi chiediamo inoltre una legge sul diritto allo studio, perché noi crediamo nel nostro futuro. Noi sin da ora cerchiamo di creare un percorso che ci garantisca una carriera lavorativa abbastanza proficua. Per questo noi diciamo che vogliamo... Noi scendiamo giorno 17 per strada per chiedere una legge regionale sul diritto allo studio. Perché?
Dobbiamo sapere che in Sicilia il 26, cioè, la percentuale di dispersione scolastica corrisponde al 26,5%, a differenza della media nazionale che corrisponde al 19%. È qualcosa di inaccettabile. Noi chiediamo anche qualcosa di ricreativo. Qual è il motivo? Il motivo quale può essere? Innanzitutto che non c'è una legge che garantisca che tuteli noi come studenti, e soprattutto noi chiediamo delle cose che invogliano i ragazzi a credere nella scuola, perché molti ragazzi non credono più nella scuola. Io personalmente ci credo perché credo che possa essere utile per la mia formazione, ma sono abbastanza indignato, comunque arrabbiato, perché molte cose non vanno. Una delle cose che non va può essere l'alternanza scuola-lavoro, di cui parlerò certo, dopo. Questo stavo per chiederti, infatti, sì, per esempio, sì, si parla di alternanza scuola-lavoro. Ma posso completare, sì, un certo, attimo il concetto di... Allora, noi nella legge sul diritto allo studio chiediamo anche che ci siano dei buoni, dei vantaggi per i ragazzi per accedere gratuitamente a cinema, musei, dei buono sconto per acquistare dei libri. Tutte cose che invogliano i ragazzi a credere nel mondo scolastico. Parlavamo prima di alternanza scuola-lavoro, questa famigerata alternanza scuola-lavoro compresa nella fallimentare anche deludente legge 107, comunemente chiamata buona scuola. Allora, il concetto di alternanza scuola-lavoro presuppone un termine carico di significato, certo, il quale è il termine lavoro. Con l'attività lavorativa intendiamo qualcosa che presuppone sacrificio, costanza, è un servizio che si rende alla società, quindi deve essere retribuito. Mandando gli studenti in delle attività commerciali senza retribuzione, non è possibile che si crei nella mente dello studente un'idea distorta del mondo del lavoro? Certo. Questa è una domanda che ci poniamo dal 2015, quando c'è stata imposta appunto questo percorso di alternanza scuola-lavoro. Inoltre la SLL, questa è la sigla dell'alternanza, prevede che i ragazzi dei licei effettuino 200 ore di alternanza nel triennio. Se queste 200 ore non vengono effettuate, il ragazzo non viene ammesso agli esami di Stato. Allora, non penso che rispecchi il concetto di democrazia, perché fino al 2015 dei percorsi di studi di alternanza, diciamo, non si chiamava alternanza scuola-lavoro, ma dei percorsi lavorativi formativi, sì, venivano organizzati, ma non come una cosa obbligatoria. Ora lo studente si sente costretto. Certo. Allora, e per questo, per avere un riscontro economico, vengono presentati dei corsi a pagamento. Quindi il lavoro non viene retribuito, ma vengono presentati dei corsi a pagamento su cui lo studente si fionda, perché lo studente non si rispecchia in questo percorso innanzitutto. Appena vede questi corsi a pagamento che promettono, diciamo, un grande numero di ore, gli studenti non ci pensano neanche una volta a pagare per liberarsi di questa benedetta alternanza. Tutto ciò non è ammissibile, perché noi studenti vogliamo andare a scuola con la consapevolezza di ciò che facciamo e con la consapevolezza... Il piacere, la passione, la voglia, sì, di farlo, certo. Certo. Che altrimenti non resta niente. È proprio solo una fase di passaggio. Quindi noi scendiamo in piazza anche per questo motivo, tutti con un'idea, tutti con queste idee che ci accomunano, quindi speriamo di far rumore. Certamente. Jacopo, allora tu sicuramente vorrei un po' collegarti al discorso, ai discorsi, sì, che sì, hanno, sì, fatto. Sì, assolutamente. Ah, intanto io vorrei parlare anche di edilizia scolastica, perché fondamentalmente è un tema che abbiamo un pochino perso. Abbiamo parlato di buona scuola. La buona scuola, sostanzialmente, senza voler entrare in polemiche, è stata una legge che si è basata molto sulla propaganda. Anche il nome stesso buona scuola intravede un testo, diciamo, una legge non tanto improntata sui contenuti, ma quanto sul contorno, quanto sulla copertina di questo libro. Bene, vorrei dire una cosa, l'edilizia è un tema molto importante, lo dico anche perché tocca personalmente la mia scuola. Io appartengo all'Istituto Tecnico Commerciale, è un istituto che non gode di finanziamenti da tanti anni.
Circa stiamo parlando della costruzione fra il 75 e il 79, non ricordo esattamente la data. Stiamo parlando di una costruzione ormai obsoleta, ormai che ha bisogno di interventi sia edilizi, ma anche interventi sia di edilizie, ma anche di efficienza energetica, perché abbiamo un impianto di riscaldamento ad ariazione che fondamentalmente non funziona, che fondamentalmente quando funziona e quando è sottoposto a manutenzione funziona molto male. E allora dico questo, il tema della buona scuola avrebbe dovuto improntare il proprio fulcro proprio sull'edilizia. E io faccio l'esempio del commerciale perché mi tocca personalmente, perché voglio rappresentare le esigenze degli studenti. Quanti sono gli studenti? Allora, il commerciale oggi come ora siamo 360, circa 360. Purtroppo il numero è sceso. È sceso secondo me anche perché probabilmente anche la struttura ha bisogno di un rilancio. Infatti noi veniamo eletti, noi rappresentanti degli istituto proprio per un motivo. A me non piace la parola rappresentante di istituto, io preferisco rappresentante degli studenti. Esatto. Perché rappresentante di istituto sembra che noi rappresentiamo l'istituto, non siamo il dirigente scolastico, noi rappresentiamo unicamente gli studenti. Io vorrei dire anche, vorrei aprire una piccola parentesi, poi la chiudo e poi torniamo sull'argomento della buona scuola. Oggi dicono: che senso ha fare assemblea di istituto? Che senso ha avere dei rappresentanti di studenti? Sono in tanti a dirlo, ha senso. Perché se degli studenti non hanno una rappresentanza democratica all'interno di una piccola società, perché la scuola è una piccola società, la scuola è la nostra seconda casa, dove noi trascorriamo, passiamo molto tempo, se non abbiamo lì una comunità democratica, una comunità studentesca, che anche preveda delle elezioni, perché il fatto che preveda le elezioni è già, sta nel gioco della democrazia, sta anche nel stimolare, nell'aiutare gli studenti a comprendere come funzionano gli apparati rappresentativi, che può essere il sindacato, che può essere la politica, al di là degli steccati ideologici. Noi dobbiamo guardare a una grande lezione di democrazia e forse gli studenti, senza voler essere polemici con le persone molto più grandi di noi, però noi dobbiamo costruire una società nuova, una classe dirigente futura, e se noi studenti ci battiamo per determinate ideali, per determinate battaglie scolastiche e studentesche, riusciamo sicuramente a cambiare un pochino la nuova classe dirigente, a cambiare un po' il futuro non solo della nostra città, ma soprattutto e anche della nostra nazione. Ora vorrei dire, parlando sia del tema dell'edilizia, che per essere molto pratici, la buona scuola avrebbe dovuto e dovrebbe, se ancora in tempo, sbloccare tantissimi finanziamenti per le scuole, perché ci sono scuole, non è solo il commerciale, che oggi come oggi vivono situazioni assolutamente da terzo mondo. Non sono scuole italiane, non sono scuole di una società occidentale, alcune che non mi soffermo solo sul tema del riscaldamento, ma anche proprio dell'efficienza strutturale. Oggi c'è bisogno di un grande sblocco di finanziamenti per le scuole. La priorità dello Stato deve essere la scuola pubblica. La priorità dello Stato deve essere migliorare anche strutturalmente la scuola pubblica. Per allacciarmi al tema dell'alternanza scuola-lavoro, che ne hanno parlato sia Carlo che Filippo, l'alternanza scuola-lavoro sarebbe stata una buona proposta, sarebbe stata una buona occasione per stimolare i ragazzi a unire quello che sono i concetti teorici della scuola con il praticismo, la praticità che comporta il lavoro. Che dalla teoria alla pratica c'è tanta strada. Però mi permetto, io sono una persona che non è polemica, cioè non sono polemico, non amo protestare senza motivo. Io amo protestare se quella protesta può portare nella mente degli studenti una prospettiva. Se non porta già nella mente degli studenti una prospettiva, la protesta è fine a se stessa. Quindi protesta significa che l'alternanza scuola-lavoro funziona assolutamente male. Perché nel momento in cui accade che alcuni corsi di alternanza scuola-lavoro sono a pagamento per gli studenti, diventa quasi come un prodotto, un pacchetto. 70 ore, 100 euro, faccio un esempio. Non è possibile che noi costringiamo dei ragazzi, perché questo si parla di costrizione, nel momento in cui loro per affrontare la maturità, per affrontare la tesi di maturità, devono per forza conseguire le 400 ore. Quindi nel momento in cui noi costringiamo gli studenti, non dobbiamo fargli pagare i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che sono totalmente, cioè sono prestazioni di lavoro totalmente gratuite.
cioè gli studenti non ricevono alcun tipo di incentivo. Allora, per essere pratici, gli studenti intanto dovrebbero ricevere degli incentivi dallo Stato per produrre queste ore di alternanza scuola-lavoro. Secondo punto, l'alternanza non dovrebbe essere obbligatoria. Fondamentalmente è sbagliato chi dice che prima del 2015 non esisteva l'alternanza scuola-lavoro. Prima del 2015 esisteva l'alternanza scuola-lavoro. Nei primi anni 2000 è stata introdotta, solo che era diversa, non era obbligatoria. Stava a discrezione della classe, del dirigente scolastico, formare gli studenti in un'ottica di lavoro. Ora, nel momento in cui il dirigente scolastico ha le idee chiare, sa dove indirizzare gli studenti e come esercitare delle ore di alternanza scuola-lavoro, allora in quel momento, allora sì che può sottoporre gli studenti a quella opera, diciamo, di arricchimento professionale, ma solo in quel momento. Nel momento in cui si genera e si crea grande confusione, perché la buona scuola fondamentalmente ha generato grande confusione anche negli insegnanti. Cioè, stiamo parlando di classi dove gli insegnanti vengono scelti, vengono assegnati a novembre, a dicembre. Stiamo parlando di una riforma che ha parlato di stabilità, di antiprecariato, e ha prodotto nuovo precariato, nuova instabilità. Quindi noi rappresentiamo i diritti degli studenti perché noi veniamo eletti da loro, ma fondamentalmente rappresentiamo i diritti di tutti quelli che considerano che questa legge sia assolutamente sbagliata. E allora, considerare, mi voglio riallacciare anche a quello che ha detto Carlo, ha parlato di ragazzi passivi. Allora, se noi consideriamo che qualcosa è sbagliato, lamentarci non ha mai prodotto nulla. Certo. Lamentarci e protestare e mobilitarci, perché la mobilitazione è un concetto teorico ma diventa anche un concetto pratico, nel momento in cui noi ci mobilitiamo noi riusciamo a cambiare le cose. Se rimaniamo soggetti passivi della società siamo giovani inutili. Voglio usare questa parola forte. Esagerato. No, non è esagerato. Mi ha detto io che posso forse dare del tu, certo. Quindi allora ti spiego, non è esagerato. Non è esagerato. Dico che perché è esagerato perché io credo nelle potenzialità che avete voi giovani, sì, solo per scuotere. Questo. Quindi sì, dobbiamo mi pesa, questo termine mi pesa. L'inutilità del giovane. Perfetto. Che si lamenta che non ci sono posti di lavoro, si lamenta della classe dirigente che non funziona, dei politici che rubano. Però quello studente, quel ragazzo, quel lavoratore non fa nulla, non produce nessuna idea per cambiare il contesto, non si interessa, diventa soggetto, non vorrei ripetere la solita frase, la solita parola, ma diventa soggetto passivo, certo. Fondamentalmente sì, sì. Diventa inutile. Ho utilizzato questa parola forte, non amo utilizzare parole forti, ma dobbiamo essere soggetti attivi della società. Certo. Se c'è qualcosa che non va, dobbiamo fare come facevano i ragazzi qualche anno fa. Quelli che si sono battuti per far nascere le assemblee di istituto, quelli che si sono battuti per far nascere il ruolo di rappresentante istituto che non è mai esistito. Il ruolo di rappresentante istituto fondamentalmente non l'ha creato né lo Stato né il dirigente scolastico. Il ruolo del rappresentante istituto l'hanno creato gli studenti che hanno lottato, che hanno manifestato in piazza. E questo è anche per dare una risposta a chi dire che manifestare non serve a nulla. Manifestare serve, perché noi oggi rappresentiamo degli studenti proprio perché ci sono le vecchie generazioni che non hanno fatto tutto sbagliato, hanno anche fatto qualcosa di giusto. Certo. Salvatore, tu ti stavi collegando, insomma, un po' a quello che dicevano sì. Loro. E sulla scia di quello che hanno potuto esporre i miei colleghi, perché li chiamo così, anche se proveniamo da scuole differenti, siamo veri e propri colleghi. Certo. Noi siamo qui stasera perché ci siamo voluti mettere in gioco, ma un gioco che sia propenso per il nostro futuro. Noi come scuole stiamo aderendo a questo giorno di mobilitazione, 17 novembre, e invitiamo anzi tutti a partecipare. Noi ci stiamo mettendo in campo perché crediamo negli ideali, nei valori della democrazia, valori che la scuola ha il merito di inculcare, tra virgolette, in noi. Dunque, il 17 novembre non vogliamo più che ci sia una situazione scolastica e universitaria, scolastica superiore delle medie e universitaria, una sorta di condizione, ecco,
disagiata per quanto riguarda la condizione scolastica. Quindi noi abbiamo scelto di evincere, ecco, questo nostro dettaglio. Come? Questo dettaglio. Sì, questo di evincere proprio questa nostra forma di mobilitazione con l'espressione scuola e università in rosso. Perché in rosso? Non in rosso per un colore politico, esatto, perché questo vorrei possa essere chiarito. Non in rosso perché, come ha spiegato prima Carlo, l'associazione che sta sostenendo questa manifestazione è un'associazione di carattere apolitico e apartitico. Quindi questo voglio che posso esprimere in maniera chiara, perché non vorrei fraintendimenti. Quindi in rosso perché i bilanci riguardanti la scuola e le università sono in rosso. Allora, noi esigiamo una maggiore attenzione nei riguardi di noi stessi, perché noi stessi rappresentiamo il futuro del nostro paese. Come ha spiegato Jacopo poco fa, se non ci interessiamo, se non ci mobilitiamo fin dalla più tenera età, il paese non potrà progredire. Certo, perché come ho detto all'inizio, siete voi il futuro. Perfetto, il futuro siamo noi. Dovete fare qualcosa voi. Il futuro, a mio avviso, hai ragione, parte dalla scuola. Ma uno Stato che non, tra virgolette, sfrutta in maniera positiva i propri studenti, come può pretendere che questi stessi studenti siano dei futuri cittadini, dei futuri ottimi cittadini? Certo, quindi è l'esempio che viene dato. È un esempio palese. Se lo Stato continua a ridurre i finanziamenti, continua a tassare quei pochi finanziamenti che ci sono, lo Stato non fa l'interesse dei propri studenti. Certo. Quindi se lo Stato continua a tagliare finanziamenti rivolti alla scuola, il sistema scolastico non potrà più risollevarsi. Di conseguenza la scuola in sé non potrà mai essere una maestra di vita. Noi abbiamo scelto, si sono voluti utilizzare queste quattro parole importanti per evincere i significati cardini di questa manifestazione. Finanziamenti, come ho spiegato prima, una condizione che purtroppo lo Stato continua a tollerare. Accessibilità, perché come ha spiegato poco fa Filippo, la Sicilia è una delle poche regioni, anzi è l'ultima regione che non ha una vera e propria legge regionale riguardante il diritto allo studio. Poi, come ha parlato Carlo poco fa, riguardo ai libri di testo, riguardo ai trasporti, sono tutti fattori che condizionano l'andamento di uno studente. Certo. Perché nel caso in cui una famiglia non può far fronte a quegli esosi costi ecco, dei libri di testo, non può garantire in maniera certo, ottimale la condizione del proprio certo, studente. Quindi un altro fattore importante è quello dei trasporti. Un fattore che condiziona in maniera così importante, decisiva, condiziona l'andamento di uno studente. E altra parola chiave è la formazione. Infatti la formazione, dal 2015 lo Stato ha imposto a noi questa alternanza scuola-lavoro. Come ha spiegato Jacopo poco fa, già questa forma di alternanza nasce 15 anni prima. Però personalmente io ero al terzo anno di liceo classico
ho sperimentato questa entrata in vigore di questa alternanza e personalmente devo dire che ci sono molte lacune riguardo l'alternanza, perché di per sé l'alternanza deve essere vista come un fenomeno che possa portare prosperità anche, certo. Prosperità dal punto di vista culturale, formativo, certo. Per quanto riguarda il ragazzo. Però se uno Stato impone questo fenomeno così grande, perché poi il fenomeno dell'alternanza riguarda riguarda la missione del ragazzo, dello studente all'esame. Quindi un fenomeno è stato molto chiaro in effetti, sì, lui, un fenomeno estremamente su questo argomento che in effetti sembrava chissà che cosa, sì, poi forse entrando nel merito, nel sì. concreto ha spiegato bene, quindi è una realtà si un po' i difetti esatto. reali. Sì, sì, voi che siete lo vivete, voglio dire, certo. meglio di voi. Sì, le ripeto. Io stesso diciamo vissuto questo, ho sperimentato questa entrata in vigore di questo fenomeno chiamato alternanza. Però se uno Stato ti impone, come stavo dicendo prima, un fenomeno che non ti dà nemmeno, non ti mette nelle condizioni di svolgere appieno questo fenomeno, perché ci sono ragazzi che addirittura hanno svolto mansioni di alternanza che non c'entravano nulla questo con i propri indirizzi di studio. Questa era un'altra domanda che volevo farvi, solo che in effetti l'argomento è talmente vasto che potremmo sì, stare a parlare, purtroppo dobbiamo un po' costringere. Sì, stavo dicendo. Il concetto e fai poi l'ultimo appello, così poi facciamo a ritroso e insomma, purtroppo siete carichi di energie, di informazioni, sì, sì. Non possiamo ovviamente per esatto. il momento. Sì, ci sta, perché noi crediamo veramente e io nel infatti nostro futuro. Faccio un plauso e sono ben contenta di questo, anzi se capiterà poi magari più avanti dopo la manifestazione ne parliamo, così vediamo un attimo cosa è uscito fuori. Che veramente è lodevole quello che state dicendo e facendo tutti quanti. Magari senza... dopo, per fare un resoconto. Esatto. Perfetto. Aspetta, infatti magari concludo dicendo, esatto. Ecco, concludo dicendo... Che fai un appello già facendo un così. Appello rivolto a tutti gli studenti. Giorno 17, partecipare significa voler cercare di scuotere l'opinione esatto. pubblica Bravo. Statale. Perché se noi restiamo invece... all'interno delle nostre classi, giorno 17, non daremo quel forte senso di quasi di ribellione, ma non ribellione in senso negativo di per sé, ma ribellione perché riguarda un fenomeno estremamente importante per quanto riguarda la formazione culturale di, certo. di uno studente. Quindi noi ci siamo prodigati, ecco, in maniera anche elevata, eccessiva, esatto. Ci siamo prodigati affinché la manifestazione possa risultare un fenomeno collettivo esatto. che non riguardi solamente il comprensorio di Caltagirone. Certo. Quindi, come ha spiegato Carlo poco fa, una manifestazione a livello nazionale. Quindi, concludo dicendo che spero che molti studenti possano partecipare a questa manifestazione e non vedano la manifestazione come una semplice giornata in cui si perde l'ora di scuola. Solo questo. Bene, bravissimo. Jacopo. Sì, allora un appello sicuramente è d'obbligo, un appello sicuramente per la manifestazione di giorno di venerdì 17, di giorno 17. Allora, che dire, noi intanto dobbiamo rivolgere un appello in quanto rappresentanti istituto, ma anche in quanto studenti semplicemente, in certo. quanto ragazzi, in quanto giovani attivi in questa società. Noi ogni giorno rappresentiamo le vostre esigenze, mi rivolgo ai ragazzi che tutti i giorni ovviamente rappresentiamo quelli che sono i problemi che ci sono all'interno di questa comunità scolastica, delle nostre comunità scolastiche, che sono i riscaldamenti, l'alternanza, le assemblee di istituto, gli argomenti che trattiamo, i dibattiti che a volte diciamo realizziamo all'interno delle assemblee di istituto. E allora oggi è sicuramente il momento di non rimanere a casa, non pensiamo che la manifestazione del giorno 17 è un buon modo per saltarci le ore di lezione, per rimanere a casa oppure per girare in qualche bar, no. Oggi la manifestazione serve per manifestare, non vorrei diciamo ripetermi, è un rafforzativo, infatti, quindi allora lo ripeto un'altra volta, serve per manifestare certo. le nostre perplessità su questa legge, perché viviamo in un paese libero, Perfetto. Perché viviamo in un paese in cui in maniera civile, in maniera pacifica, in maniera educata possiamo rappresentare
le nostre criticità nei confronti di una legge, nei confronti di un provvedimento che prende lo Stato. E allora nel momento in cui noi studenti vediamo che c'è qualcosa che non va, non pensiamo che tanto non cambia nulla. Perché se noi entriamo nell'ottica che purtroppo oggi si respira nell'aria, nei giovani e nei meno giovani, però consentimi di dire, nel momento in cui lo dice un giovane è un po' più disarmante, perché significa, esatto, che già, bravo, ha perso la speranza, bravo, che già si è rassegnato. Bravo. Noi stiamo, io ho 18 anni, è da 18 anni che sto in questa società. Se noi a 18 anni, a 17, siamo già rassegnati, esatto, del mondo in cui viviamo, ma a 50 come dobbiamo essere? Questo, invece no, infatti questo è il messaggio noi che state dando. Noi cambiamo, non è retorica. Manifestare significa cambiare, significa vincere una grande sfida. Bravissimo, dico solo questo. Anche tu. Filippo. Quindi mi rivolgo agli studenti del Calatino, lasciatemi essere un po' di parte, agli studenti del liceo scientifico. È arrivato il momento di scendere in piazza per dibattere sulle nostre idee, sui nostri diritti. Quindi ci vedete noi rappresentanti qui per pubblicizzare in un certo modo la mobilitazione di giorno 17, ma quello stesso giorno saremo con voi, in mezzo a voi, per ribadire a gran voce i nostri diritti, perché noi crediamo nella scuola, quella fonte da cui usciranno i futuri portatori del nostro territorio e, perché no, le persone che in futuro potranno combattere le mafie. È quindi è compito della scuola. Dirigenza. Certo, quindi è compito della scuola sensibilizzare i ragazzi, perché noi siamo il futuro. Bravo, bravissimo. Carlo, un ultimo appunto per chiudere, visto che hai fatto l'intro, facciamo anche la chiusura. Questo, come si svolgerà questa manifestazione? Abbiamo parlato delle 8:30 a Sant'Anna, raduno. Allora, il corteo... ovviamente, scusami se ti interrompo, poi ti lascio concludere. Ovviamente, oltre ai giovani e ai ragazzi, a chi vi rivolgete? Quindi volete anche la partecipazione di famiglie, di istituzioni, chiunque, a chi vi rivolgete? La manifestazione si svolgerà in questo modo. Il corteo partirà da Sant'Anna alle 8:30, seguirà questo percorso via Giorgio Ercoleo, via Roma, e si concluderà in Piazza Municipio. In Piazza Municipio ci sarà un momento nostro proprio, in cui proprio brevemente si dibatterà appunto di quelli che sono i problemi che abbiamo riscontrato. Adesso, detto questo, volevo fare l'ultimo appello, anch'io sarò un po' di parte. Io mi rivolgo a tutti i ragazzi, a tutti i miei compagni di scuola, quindi ai segusiani. Ecco, vi volevo dire solo questo, ma se non ora, quando? Ecco, c'era questa frase, non è semplicemente una frase fatta, se non ora quando? Se non ora in cui viviamo in una società sempre più, che ci vuole sempre più divisi, non solo passivi, una società che ci vuole divisi. Beh, e no, questa è la risposta che va data. Questa è anche colpa dei social. La risposta che va data è questa, siamo noi, i rappresentanti di tutte le scuole di Caltagirone. Adesso qui siamo una parte delle scuole, certo, sono tante altre scuole. Ma che sono aderiscono. Tutte le altre. Sì. I rappresentanti di tutte le scuole che collaborano, litigano perché per dettagli, ma proprio questa è la risposta che vogliamo dare. Se non ora, quando? Il tempo delle lamentele, che sono inutili, è finito. Se non ora, quando? Il futuro è nostro e prendiamocelo il 17 novembre. Bravissimi, solo siete piaciuti. Carlo Cubisino, Filippo Ferro, Jacopo Pampallona, Salvatore Cultrera, complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Mi raccomando. Grazie per questo spazio che ci ha. Assolutamente, per noi e per me in particolar modo, quello che siete i giovani, siete la cosa principale, il futuro veramente, quindi... È così. Sì, la Bravi. Ringraziamo per aver dato a noi la possibilità di poter assolutamente. Sì. Il nostro è un dovere e anche un piacere in un mio caso. Invitiamo come emittente televisiva giorno 17 per riprendere. Assolutamente. Certamente, certo. Certamente non mancheremo. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a lei. E poi magari ci vediamo più avanti, facciamo un bilancio anche della manifestazione. Che sono davvero tante le cose che trattate, che conoscete, che quindi vale la pena di approfondire, perché veramente sento in voi tanta energia e capacità. Bravi, grazie. Grazie a voi per averci seguito. Ovviamente, quindi anch'io faccio l'appello a tutti i genitori, famiglie, istituzioni a partecipare il 17 venerdì alle 8:30 per poter sostenere questi giovani che veramente hanno bisogno e voglia e volontà di averci tutti a fianco. Grazie per averci seguito e chiudiamo questa trasmissione. Buonasera.